Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella cappella interna del convento dei Frati Minori Cappuccini, un luogo importante. Due date, 11 giugno 1931, 16 luglio 1933. E sono i due momenti in cui, all'interno dei quali a Padre Pio viene vietato l'esercizio del ministero sacerdotale, eccetto la celebrazione della Santa Messa, che poteva celebrare solo qui, da solo, con un religioso, designato dal superiore. Scrive padre Alberto D'Apolito nelle sue memorie: parecchie volte nei 2 anni di segregazione ebbi io questo privilegio, la gioia di assistere come inserviente alla messa di Padre Pio, lui e io come piccolo fratino, che celebrava proprio quando la porta era chiusa. La Santa Messa di Padre Pio nella cappellina, scrive, era il suo calvario, la sua vita, la sua crocifissione, il suo paradiso. Durava circa 3 ore. Lo seguivo con grande attenzione, emozione, proprio al memento dei vivi. Il suo raccoglimento era profondo, lungo, interminabile, interrotto da qualche doloroso sospiro. Man mano che procedeva lentamente nell'ascesa penosa del suo mistico calvario, arrivava esausto alla crocifissione. Il momento della consacrazione era il punto culminante della sua passione, era la sua crocifissione con Gesù. Nella pronuncia delle parole consacratorie si notavano questo volto pallido, disfatto dai segni di una indescrivibile sofferenza interna. L'atroce martirio del supplizio sulla croce sembrava Gesù crocifisso, scrive padre Alberto D'Apolito. Tale si definì quando un giorno ebbe a dire a Cleonice Morcaldi, durante la celebrazione della Santa Messa: sono sospeso sulla croce assieme con Gesù e soffro, soffro di tutto quello che soffrì Gesù sul Calvario, per quanto è possibile a natura umana. Dopo la consacrazione, con le lacrime agli occhi e con qualche singhiozzo, proseguiva lentamente la Santa Messa. Anche il memento dei morti era lungo. Quante anime prive del pieno possesso di Dio doveva ricordare all'infinita misericordia del Signore, offrendo così per la loro liberazione dal purgatorio il suo sangue, le sue sofferenze, unite al sangue e alla sofferenza di Cristo. Al momento della Santa Comunione il volto di Padre Pio diventava luminoso, raggiante, come Gesù trasfigurato sul Tabor. La comunione per Padre Pio era vita, fusione dei cuori, sorgente di gioia e di felicità. Gesù era il suo paradiso.